Benvenuti a questo post partita. Commento post partita dopo Parma-Cagliari o dopo Scempio. Posso dire solo una parola: traditori, traditori. Cioè, avete tradito i vostri tifosi. Questo perché? Perché è abbastanza semplice. Una città che si è raccolta attorno di voi. Una città con corteo dei tifosi prima della partita, li ha accompagnato, fumogeni, cori, di tutto. Poi uno stadio pieno, inverosimile, manco foste in Serie A contro la prima, a giocarvi il campionato contro la prima in classifica. Uno stadio pieno. E voi cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Avete giocato un quarto d'ora dalla fine, dal 75esimo in poi. Come a volte accadeva, no? Magari quando beccavate una scoppola, un gol, e poi dopo cercavate di recuperare gli ultimi minuti. Sembrava come essere, diciamo, alla partita prima delle vacanze, vero? Per molti di voi era così, evidentemente, perché io ho sentito i commenti post partita di Pecchia, orgogliosi. Io non sono orgoglioso, ma credo che sì, ci saranno dei tifosi che sono orgogliosi di voi. Io sinceramente sono orgoglioso di voi, delle ultime 8 partite che avete fatto e che ci hanno consentito di partecipare ai playoff. Ok, e lì ci siamo. Dopo un campionato comunque bruttissimo, perché cioè, eravamo tredicesimi, dico solo quello, come l'anno prima, quindi Pecchio non Pecchio, eravamo tredicesimi. Quindi questo miracolo di ultime 8 partite, dove c'è stato effettivamente un cambio di marcia, ma anche un cambio della fortuna, perché ha girato molto bene in alcune partite per farci beccare i 3 punti, però alla fine eravamo lì. Arriviamo lì al primo ostacolo ci troviamo bloccati, cioè la prima partita già siamo fermi, buttati fuori. E diciamo che vedere giocare una partita così è veramente deprimente, perché io ho visto 75 minuti di non cattiveria, di non volerla vincere, semplicemente spazzate. Cioè, Cagliari faceva, come dire, grande difesa, poi vediamo cosa succede, ma comunque noi teniamo lo 0-0 e l'ha fatto anche molto bene. E campanili di qua, campanili di là. Il Parma faceva la stessa cosa, campanili, lanci lunghi, spazzate, ma il Parma doveva giocare a palla a terra, il Parma doveva impostare il gioco, magari lentamente, come giustamente ha fatto all'inizio, ma lentamente ma ragionato. Ogni 2 palloni, cioè ne perdevamo 3, cioè nel senso, riconquistiamo palla, 2 passaggi persa, perché l'andiamo non a giocare a qualche triangolo, qualche cosa semplice, non dico in attacco, ma almeno difesa e centrocampo. La perdevamo, la buttavamo su di testa, la spazzavamo. E questo, ok, questo in generale, quindi grande delusione perché io mi aspettavo la partita della vita, cioè giustamente per arrivare a giocarci la finale, per andare in Serie A. E invece no, buttato via tutto, come se fosse appunto la partita prima delle vacanze. Dico, dai, finiamo questa pratica e poi dopo così possiamo andare in vacanza e chi si è visto si è visto. Anzi, ti dirò, magari qualcuno ha pensato, se retrocediamo, io verrò venduto a una squadra di Serie A, quindi ma che me frega. Perché vederli giocare così, cioè non correva nessuno. E traditori un po' tutti, perché hanno tradito tanti giocatori le aspettative. Perché Bernabé non si è visto, Vasquez non si è visto, vari Mihajlo e Man, vabbè, è da un po' che non li vediamo. Però dico, Osorio è una garanzia, perché te ne prende due e ha rischiato di far prendere 2 gol. Quindi, comunque, ripeto, adesso andiamo nella disamina un po' più specifica. Qua guardo un po' i miei appunti perché appunto io non sono uno che ha tutto in testa e quindi mi sono fatto qualche appunto, giustamente ve lo dico, in totale sincerità. Allora, partiamo con il fatto che nonostante che ci è andata male appunto, quindi siamo stati sbattuti fuori per uno 0-0 sciabbo in casa, che diciamo solo quello, però anche stavolta devo pensare, e lo vedremo poi nella partita col Cagliari, che ci sia qualcosa sotto, nel senso che, ok, il sospetto io ce l'avrò sempre, perché vedere il fallo di Somme, io l'ho visto in televisione, l'ho commentato per voi durante la diretta, la magocronaca, ma il fallo di Somme l'ha fatto vedere, come dire, tu sei sul fondo e vedi i giocatori arrivare e le 2 gambe che si incrociano, cioè il fallo di Somme è fallo tutta la vita. L'ha detto anche la piattaforma più famosa che sappiamo, satellitare italiana,
No, l'hanno fatto vedere per bene, cioè la palla proprio non viene presa. Quindi io mi chiedo, allora, se è rigore, no? Perché è rigore, ma lampante, cioè è ingiudicabile come non rigore perché si vede proprio la gamba che prende Son. Ma a parte questo, io dico, perché non sei andato al VAR? Tu al VAR non ci sei andato perché qualcuno non ti ci voleva mandare. Perché? Perché se andavi al VAR, caro Orsato, che mi dicono sia anche Juventino, io vabbè. Parte però se andavi al VAR, tu di fronte alle immagini che tutta Italia vedeva, non potevi non dare il calcio di rigore, no? Perché tutta Italia vedeva i due o tre replay evidentissimi in cui si vedeva il fallo e tu, cosa dovevi fare? Eri costretto a darci il calcio di rigore. Quindi cos'è stata l'idea? Assolutamente non lo mandiamo al VAR questo qua, perché se lo mandiamo al VAR lo mettiamo di fronte a tutta Italia, poi non può non dare rigore. Risultato, cosa hanno fatto? Non ci hanno mandato l'arbitro. E quindi, boh, cosa avranno visto? Il VAR, chi non sa, ha giudicato che non c'è rigore. Quindi, rigore su Son netto, fatto vedere per bene nei replay, però il VAR non c'è stato. Nel senso che, ripeto, per me il VAR è che l'arbitro deve andarlo a vedere. In una situazione così dubbia come un rigore, l'arbitro deve andare a vedere. Comunque, se c'è un dubbio, un sospetto, deve andarlo a vedere. Non può fidarsi del collaboratore, perché basta dire no, non è rigore, sì, vabbè, però le immagini mi fanno vedere un contatto netto, caviglia contro caviglia, quindi ripeto, non è stato mandato al VAR e quindi già questo a me puzza lontano un miglio, ok? Poi andiamo con le altre cose della partita, andiamo col fatto che Circati ha dimostrato la sua totale acerbità, diciamo così, perché è acerbo, è un difensore acerbo, sicuramente potrebbe diventare un grande prospetto, però quello che vediamo adesso è che ti fa una partita magari stellare o due e la terza ti fa un'ingenuità clamorosa perché così è quella sulla Padula, perché ragazzi la Padula sul sinistro, cioè rientra, cioè nel senso vediamo la Padula che entra in area, ok? Sul lato destro, pronto a tirare col destro e cosa ti fa? Ti fa una finta che qualsiasi attaccante ti può fare, cioè lo sai che può rientrare verso la porta, che lo sai, no? No, niente. Quindi saltato come un bambino, perché la Padula così poteva saltare me, forse, ma non Circati che gioca in Serie B, ok? Quindi lì siamo stati fortunati che, per fortuna, per pochissimi centimetri, la Padula non era in gioco, se no anche lì 1-0 tutti a casa è finita, perché sappiamo che sarebbe comunque finita se la Padula segnava. Quindi tenuti a galla, quindi Circati errore. Devo dire invece per il resto che chi ho apprezzato in questa partita? Ho apprezzato il povero Camarà. Perché dico povero? Dico povero perché? Perché Pecchia, Camarà ogni volta o quasi che è entrato in campo ha fatto vedere determinazione, corsa, dall'inizio alla fine. Pecchia, ha detto sì, bravo, bravissimo raga, bellissima prestazione, ma il risultato è che lo fai giocare quasi mai. Cioè lo fai giocare, sì, ma lo fai giocare gli ultimi minuti, mezz'ora, così qualche volta dall'inizio, ma pochissimo. Cioè Camara è uno che in questa squadra qua doveva giocare titolare dall'inizio alla fine tutte le volte che poteva, perché è uno dei due o tre migliori giocatori che abbiamo in tutta la rosa, ok? È entrato Camara. E non ha sbagliato forse una palla andare al 90esimo, cioè ha indovinato qualsiasi giocata, non ha perso un pallone e ha fatto due o tre spunti pericolosissimi, passaggi filtranti per Zanimacchia, cioè nel senso è entrato, ha dato una svolta, cioè ogni pallone che toccava comunque una bella giocata. In più ti ringrazio anche te Koulibaly, ringrazio Koulibaly che in molte partite è stato da 6 magari. Ma la corsa e l'impegno l'ha fatti quasi sempre a vedere. In questa partita mi ha fatto vedere il Koulibaly che vorrei confermare. Il Koulibaly che vorrei vedere tutte le partite e confermato nel Parma e tutte le partite del prossimo anno giocarle così. Perché un Koulibaly così, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Perché? Perché ha un grande scatto. Perché sa anche dribblare in velocità, da fermo così così, ma in velocità li fa fuori tutti, ok? Ma soprattutto ha fatto vedere che c'è una voglia, ha fatto vedere che lui ci teneva. Ma chi di voi ha fatto vedere questo in campo oggi? Camara, Esteves, e appunto, vabbè, anche Zanimà che devo dire quando è entrato,
no? E appunto lo stesso abbiamo detto Camarà, e poi l'ha fatto vedere anche sicuramente Bonny, che comunque si è impegnato, anche se corre molto meno, diciamo senza palla. Chi altri? No, sinceramente non si sa nessuno, perché come ripeto, Bernabé e Vasquez sembrava si fossero messi d'accordo, oggi non facciamo niente. Perché oggi, cioè, non è che dovevate fare la giocata spettacolare, sì, è il vostro compito, magari basta una giocata e un gol e vi risolleva una partita, magari se non avete fatto niente. Peccato che stavolta non avete neanche messo l'impegno, perché io ho visto un Vasquez svogliato, un Vasquez che non ha fatto praticamente niente, non, manco quasi ci ha provato. Bernabé oggi immobile, cioè immobile, qualche rincorsa per cercare di recuperare qualche pallone, ma ragazzi, ma non una giocata, non uno spunto. Un Bernabé salta l'uomo, tira dritto verso la porta, poi smista. Non ti chiedo il calcio di punizione gol, robe, però Bernabé oggi non ha giocato. Infine, cosa abbiamo? Abbiamo anche la nostra sfiga, perché abbiamo avuto sfiga in questa partita, perché parte il rigore che c'era marcio, va bene lì se non te lo vogliono dare, se sono d'accordo di non dartelo, non te lo danno. Però, per esempio, Bonny, scusate, è entrato e ha fatto, aveva quasi fatto un gol assurdo, spettacolare, alla Crespo, un gol che era il gol della Serie B dell'anno, cioè quel gol lì io sono rimasto così. In cronaca, che cazzo è successo? Cioè, ma cosa è successo? Cioè, aveva fatto una roba pazzesca. Però ci abbiamo la sfiga anche stavolta, perché anche stavolta la palla cosa fa? Becca la traversa, rimbalza non dentro, ma rimbalza ovviamente sulla linea, no? E poi cosa fa? Rimbalza ancora sulla traversa. Quel tipo qua di situazioni, cioè traversa, riga e traversa, e poi fuori. Hanno una possibilità, adesso non l'ho guardato, ma statistica molto bassa, ok? Ma veramente molto bassa. Siamo veramente sfigati, perché due traverse con un tiro ce ne vuole di sfiga, ok? Quindi lì Bonny non riesce a fare il gol del secolo, con tutto lo stadio che esulta, e purtroppo poi deve piangere, perché non è gol, la palla non è entrata. E poi Zanimachia, arriva Zanimachia, azione anche lì per Zanimachia che va al tiro, la palla dove finisce? Non è che fa traversa gol, no, traversa fuori, traversa angolo, tutto quello che vuoi, ma traversa e basta, ok? Quindi il risultato è che noi prendiamo tre traverse con due tiri, ci negano un rigore sacrosanto ovunque, l'ha fatto vedere, rigore marcio, ovviamente non facendo andare l'arbitro al VAR volutamente per nascondere questa cosa qua. Perché l'unico modo per nascondere era quella, non mandare l'arbitro al VAR e decidere, boh, non è rigore. No, abbiamo visto, non è rigore. Fammelo vedere davanti a tutta Italia, mandando l'arbitro al VAR, così vediamo il bel arbitrino che guarda le immagini e poi quando vede toccare le due gambe in aria, non dà rigore, va bene, che abbia le palle per andarci allora, ma non ce lo mandano volutamente, ok? Quindi, qui ci fermiamo. Ci fermiamo, sì, nel senso che il Parma, diciamo che il secondo tempo ha giocato gli ultimi 15-20 minuti e per il resto della partita non pervenuto. Quindi io vi dico, voi avete, e ripeto, avete deluso la maggior parte dei vostri tifosi con una prestazione scialba. Con una prestazione in cui si sono visti tiri e azione solo gli ultimi 15 minuti più recupero, e se voi nell'ultima partita della stagione, ok? Perché salvo far partecipare alla finale, però in questa, diciamo, partita dei playoff di semifinale, che era l'ultima occasione per riuscire ad andare avanti e poter arrivare alla Serie A, cosa fate? Incitati da uno stadio magnifico, eccetera, niente, cosa fate? Una prestazione. Ma di un livello che sembrava l'amichevole estiva di preparazione, cioè con calcio marcato aperto, cioè io non lo so, ma si può entrare in campo dove la gente, cioè Koulibaly che correva cercando di, oh ma vi muovete o devo fare tutto da solo, cioè devo gridare tutti, cioè cosa faccio? Cioè io mi metto nei panni di chi, ma ripeto, lo stesso Vasquez, rispetto a Bernabé che proprio non ha fatto un cavolo, lo stesso Vasquez lo capisco perché cioè, i compagni immobili cosa fai? No? Cioè non sai a chi darla, perché se la gente non si muove,
Io ho visto veramente una squadra tiki-taka in difesa, che poi tiki-taka, perdevano un pallone su tre, quindi su tre passaggi un pallone perso, e poi un gran spazzare e basta. Cioè abbiamo visto viva il parroco e basta. Di testa o di piede, viva il parroco. Vabbè, viva il parroco, andate in chiesa, salutatelo, no? Però io veramente non... Io questa partita non l'ho capita, perché è come se fosse stata, non so, vabbè, il Parma è salvo, che cacchio ne so, il Parma è in zona, boh, è secondo in classifica con 10 punti sulla terza, non lo so, e quindi gioca la partita di cacca, da 0-0 scialbo, del tipo riposiamoci perché tanto ormai domani vado ai Caraibi, ci sto 2 mesi, no? Questo è quello che ho visto. Cioè, io mi stavo addormentando sul divano durante la radiocronaca momenti, se non fosse stato per dire la speranza che Menti facessero un gol e magicamente potevamo essere qualificati, andare avanti, ma io non so cosa vi è saltato in mente. Cioè, proprio la partita in cui i vostri tifosi si sono raccolti intorno alla squadra a mille e voi entrate in campo così, passeggiando, passeggiando. Perché voi andatevi a rivedere la partita, ma io ho detto, ma quel povero tifoso che era in chat con noi lì durante la telecronaca che ho fatto, che era allo stadio, ma cosa ha pensato? Io mi aspetto di vedere uno spettacolo ma almeno agonistico, in cui il Parma dà tutto, tutto, deve dare tutto il giocatore, giocatori strapagati, ragazzi strapagati, perché in B quella gente qua è strapagata. Per la B, i migliori stipendi della B, cioè la rosa più costosa della B, e fa una roba del genere all'ultima partita con un Cagliari che ha riposato meno di voi. Cioè, il Cagliari ha riposato 2 o 3 giorni, voi vi siete fatti una settimana di riposo e poi ci presenta qua il Cagliari e corre più il Cagliari di voi. Ma non vi vergognate? Cioè, io dico boh. Io non so come mai Koulibaly e Camara, e Steves anche, non si siano uniti al coro. Perché meno male che qualcuno dirà no, cazzo, io ci tengo, io non me ne frego un cazzo, io faccio vedere che io voglio ancora giocare l'anno prossimo in questa squadra, faccio vedere che io ho voluto arrivare fino in fondo, io ho dato tutto prima di andarmene in vacanza. Non vengo qua e faccio una partita come se fosse l'ultima delle partite, che non me ne frega un cazzo. Cioè, ma veramente, ma non si è visto niente. Ogni volta che prendevano la palla, la riconquistavano, poi, boh, passo di qua di là, cambio gioco e basta, ma non si è visto un triangolo. Ripeto, avete giocato gli ultimi 20 minuti. E comunque, basta, basta, perché dopo, ripeto, la disamina l'abbiamo già fatta, basta, chiudo. Chiudo dicendo che vi ringrazio innanzitutto perché è la seconda, diciamo, post partita che faccio del Parma. Col senno di poi forse era meglio che li facevo anche per tutto il campionato, perché comunque vi ringrazio perché ho avuto un numero di visualizzazioni improponibile per il canale, quindi una cosa che per quanto mi riguarda mi dà grande soddisfazione che abbiate seguito in così tanti questo post partita, e peccato non commentare qualcosa di meglio, perché a questo punto speriamo l'anno prossimo, speriamo. Kraus, ricordati che tornando a te, diciamo, perché Kraus ti devi ricordare che te fino adesso di gioia non ce n'è data una, perché dunque hai preso una squadra che era decimenale, hai portato in Serie B, l'hai fatta retrocedere. Poi dopo ti sei fatto 2 anni con questo qua in B e niente, prima 13-14esimo quello che l'è, adesso arrivati qua al bello, che poteva venire il bello, partita scialba, boh, ma ci siamo arrivati per miracolo e quindi c'era da aspettarselo, perché il miracolo è stato 8 partite di fila bene. Perché tutto il campionato abbiamo fatto schifo, quindi la realtà è questa qua. Dopodiché adesso ci giochiamo al quarto anno sperando che dalla B riuscirà a salire, ma ricordi che basta prendere qualcuno e spenderli bene i soldi, perché se te ci avessi avuto anche solo la Padula o uno di questi attaccanti qua, no? Di peso, no? Che dire, la Padula, quella gente qua, noi non eravamo qua. Se ci avessi avuto una difesa, perché a parte la Padula e poi un attacco non era male, il centrocampo non c'è male davvero, ma abbiamo una difesa che fa schifo, cioè si salva Del Prato, basta, si salva lui. Quindi ricordi che se vuoi ripartire c'è da ripartire da una difesa fortissima, granitica, che non passa un pallone, perché un gol davanti lo puoi far sempre, anche con quella gente che c'è adesso. Mettiamo qualche bella pedina, tiriamo via dei Maroni, Osorio e compagnia bella, via, mi spiace.
qualcuna teniamo cercati per il futuro, per fare la panca, eccetera, ecco, boh, mettiamo due difensori centrali super validi, cioè Granitici non passa una mosca lì, no? Ok? Ci deve essere gente veramente che non passa una mosca, ok? E due fasce veloci, veloci, Koulibaly lo terrei comunque, ecco, ok? E poi ci facciamo sul resto della squadra. Se Vasquez non ci sarà più, vediamo. Insomma, mettiamo un Letizia. Insomma, qualcuno valido e sicuro per giocarci la via ad alto livello. Ma devi partire dalla difesa. Compra chi cavolo vuoi, valido, ma valido e già un po' rodato. Non puoi comprare un giovane come Cercati e pensare che ti diventa Thuram o Cannavaro giocando la Serie B. Pum, lo metti lì, boh. No, perché poi dopo se l'obiettivo è fare. La giocata dell'Osterwold, appena fa un po' bene, boh, venduto per fare plusvalenza. Cioè, se questo è l'obiettivo, allora go home e avanti un altro, perché veramente, cioè, ci devi tenere alla squadra, non solo allo stadio, ok? Quindi vediamo come andrà e niente, ci rivediamo a questo punto, credo, anzi, sicuramente ci rivedremo al prossimo campionato, purtroppo. E non ci giochiamo alla finale, ci vediamo poi sul campionato. E adesso, vabbè, vi lascio alle partitelle tra me e Delo e PES. Ci vediamo poco d'estate, però insomma qualcosa ci sarà e basta. Se sarà altra occasione, ci sentiremo anche prima, ma sarà difficile. Niente, grazie ancora per il vostro supporto. Grazie per tutti gli ascolti che ho ricevuto anche nel precedente post partita. E quello che è sicuro è che le commenterò anche in del prossimo campionato, questa rubrica della post partita ci sarà perché se interessa, quello che interessa io lo voglio fare. E quindi vi saluto e grazie ancora, iscrivetevi, mettete like a questo video se vi è piaciuto, commentate. Però cercate di commentare, io ripeto, io i commenti li gestisco perché non voglio sentire gente che offende, eccetera. Quindi, chiaro che anche uno di Parma, se vedo un commento, ah, grande Parma e Cagliaritani, eccetera, eccetera, brutto, io lo cancello, mi interessa. Quindi io molti commenti del Cagliari li ho tolti perché non erano assolutamente, allora, o assolutamente non obiettivi, perché se un'immagine parla chiaro, quindi, o offensivi, quindi. Ripeto, io i commenti ho messo il vaglio perché non voglio vedere in coda una serie di litigate fra tifosi. Piuttosto mi tengo solo i commenti parmigiani, allora, sempre se sono, ripeto, non offensivi per tutti gli altri. Detto questo, vi saluto, vi auguro buona domenica e alla prossima occasione. Un saluto dal mago. Ciao e grazie ancora. Ciao ciao.